La riorganizzazione della struttura interna del sindacato e la promozione di un nuovo progetto di sicurezza. Sono questi due principali temi affrontati oggi in occasione del 7° congresso provinciale del SIULP, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, riunitosi a Pescara. L'incontro è stato anche l'occasione di celebrare i 30 anni della nascita della Polizia di Stato e del sindacato. A ripercorrere le tappe storiche e i progetti futuri del movimento sindacale, il segretario generale nazionale Felice Romano. Nel 1981, con la grande legge di riforma che il Parlamento dell'epoca varò, e ci fece vincere una scommessa che i poliziotti lanciarono all'epoca, e cioè che l'efficienza era possibile senza la militarità. Oggi, a 30 anni di distanza e soprattutto in un momento di congiuntura economica estremamente complicata per il Paese, per l'Europa, noi vogliamo rilanciare da qui un'altra grande sfida, e cioè che la sicurezza va garantita con la libertà, per costruire la legalità che è la base per lo slancio anche dell'aspetto economico e sociale del Paese. Ha parlato invece degli effetti negativi prodotti dalla manovra finanziaria sul sindacato il segretario generale provinciale Orazio Colantuono. Purtroppo, per le scelte che ha operato il governo, con tagli consistenti all'operatività dell'apparato sicurezza, purtroppo siamo in una situazione veramente delicata, siamo quasi al collasso. Sostanzialmente possiamo dire che per il pescarese la maggiore esigenza è quella di rinforzare il personale, che con il turnover non è stato mai ripianato, tant'è che abbiamo uffici importanti come la Polfer e la Polizia Stradale di Penne che sono con carenza di organico grave.